Maestro Philibus Terre, quando la magia del cinema si fa corto. Beh, doveroso chiedere a una grande attrice come Anna Bonaiuto un giudizio sugli attori, ma soprattutto sui registi, su coloro i quali hanno presentato questi cortometraggi in gara qui al Salento Philibus Terre. Sì, c'erano dei cortometraggi molto interessanti, per i miei gusti soprattutto quelli che si allontanavano dal genere pubblicità, dove le musiche non erano troppo prorompenti e dove si raccontavano delle storie molto semplici ma molto umane, e con anche dei grandi interpreti come appunto Giorgio Colangeli, che è stato premiato. Leggere al pubblico, adesso andiamo su Anna, leggere al pubblico delle pagine importanti, perché credo sia una passione vera e propria, vero? Leggere al pubblico. Beh sì, anche perché io penso che il pubblico abbia molta sete di cose scritte da persone più brave di noi e che possono aiutare l'essere umano nel suo percorso. Un periodo, si dice, che in cui la cultura, insomma, un po' stenta per la mancanza di risorse. C'è una ricetta per risolvere questo problema? Sì, è vero che c'è una grande mancanza di risorse, ma c'è anche a volte una mancanza di coraggio, di spingersi a fare cose non consolatorie, cose che non ci si aspetta, cose che sorprendono. Non è soltanto la mancanza di soldi, ci sono delle nazioni più povere di noi che producono grandi cose. E quindi un consiglio che si sente dare ai giovani? Ai giovani di essere liberi profondamente dentro di loro e di credere nell'autonomia del proprio pensiero e soprattutto nel non seguire le mode. Ritroveremo Anna Bonaiuto in Puglia da qui a breve? No, ma io in Puglia ci vengo sempre, non l'ho detto, ma è una terra che mi sorprende e mi emoziona sempre. Poi io sono metà napoletana e metà friulana e sento che la Puglia è come una terra che riesce a riunire il nord con il sud. C'ha questa cosa di grazia, di ordine, di gentilezza, di pulizia, che sono cose importanti, che aumentano la bellezza, che c'è solo in Puglia. Bene, grazie, alla prossima allora. Grazie a voi.